Ora Ciao, mi si aprirle. registrerà la conferenza. Non mi fa solo che piacere vedervi in faccia, almeno quelle facce amiche che tra i nomi leggo, così non mi sembra di parlare con lo schermo della Samsung, se le avete ovviamente. Oggi, comunque, come ha detto Tiziano, vi racconterò un pochino di questa. Ecco, vedi, Tiziano, almeno si fa vedere. Vi racconterò un pochino di questo progetto, il Ferrovia Drone. Bravo Paolo. Vedi le facce amiche di cui parlavo prima, ancora appena finito il caffè della mattina che si fanno vedere. E oggi vi faccio vedere appunto questo progetto Ferrovia Drone, di cui tra l'altro vedo che è collegato anche Marco, che è uno dei partecipanti, Tiziano stesso uno dei partecipanti. JP Droni è semplicemente il capofila di questo progetto che ora vi vado a raccontare. Posso presentare lo schermo, Tizi? Immagino di sì. Sì, ti ho messo relatore, poi. Esatto, perfetto. Adesso, oh, perfetto. Vedete che il progetto, gli abbiamo dato questo acronimo, Ferrovia Drone, con la IA di intelligenza artificiale scritta nel mezzo, è il nome migliore che abbiamo trovato, ma poi alla fine ha funzionato abbastanza. Allora, intanto mi presento, così sapete chi sono. Io sono ingegnere aeronautico, classe 90, quindi ho appena compiuto 31 anni, assolutamente genovese, è appassionato genovese, nel senso che amo la mia città e mi piace fare impresa a Genova e portare valore aggiunto a Genova, almeno ci provo. Mi sono laureato a Genova in ingegneria meccanica con specializzazione in aeronautica. Dal 2015 sono presidente di JP Droni, che è l'azienda che ho fondato insieme al mio socio, appunto nel 2015, e dal 2018 sono anche il CEO di Lidar Italia. Qualcuno di voi la conoscerà, con Tiziano condividiamo questo percorso da diversi anni, che è appunto Lidar Italia, che è un'azienda di JP Droni e di Digitera. In azienda appunto mi occupo della direzione generale e della parte di ricerca e sviluppo per quanto riguarda JP Droni, e per quanto riguarda Lidar Italia condivido con Tiziano sostanzialmente la parte tecnica del marchio e dei prodotti che rivendiamo e dei service che facciamo. Giusto così mi piace dire quali sono le mie passioni che alla fine condizionano la mia vita. Per divertimento piloto l'aeroplano, quindi sono un pilota, sono un istruttore di vela e sono un appassionato motociclista. Quindi questo è un po' tutto quello che dovete sapere di me per capire chi è che vi sta parlando. Il progetto Ferrovia Drone è un progetto innanzitutto che ha vinto un bando, il bando del centro di competenza Start 4.0. Mi sembra che il progetto sia stato vinto nel 2020 e si sia concluso nel 2021, se non vado errato, giugno 2020, giugno 2021, quindi durata prevista un anno, budget circa mezzo milione di euro, e le aziende che sono state coinvolte come partner o come partner istituzionale, li vedete lì, sono appunto JP Droni, che ha svolto il ruolo di capofila ed è quella che, diciamo, ha disegnato il progetto all'inizio, On Air, che non so se conoscete, è sempre un'azienda genovese che si occupa di computer vision e anche in parte intelligenza artificiale, GTR, li conoscete perché ovviamente li conoscete, e chi è che ha partecipato poi a MT come partner istituzionale, perché tutto il progetto della ferrovia è stato svolto sulla ferrovia di Casella, quindi MT ha collaborato in maniera molto attiva, nel senso che erano veramente molto interessati a questo progetto, e a livello di centri di ricerca ha lavorato con noi il laboratorio genovese del CNR, qua rappresentato da Marco Biboli, che si è occupato di gran parte dello sviluppo della guida autonoma, di cui fra poco vi parlerò. Ovviamente, qualunque cosa vi venga in mente, so che dopo c'è uno spazio per le domande, ma qualunque cosa vi venga in mente, sentitevi assolutamente liberi di interrompermi, anzi, mi fa sicuramente piacere. Il contesto in cui si inserisce questo progetto è la ferrovia di Casella. Non so se voi siete genovesi, se qualcuno di voi la conosce. Vedete che è un percorso tortuoso che dura 24 km, quindi lungo 24 km, che parte dal centro di Genova e arriva fino a Casella, passando sostanzialmente per i bricchi, noi genovesi diremo, quindi per le parti dove abita Tiziano sostanzialmente. Quindi si passa per i monti all'interno di un territorio sicuramente un entroterra tortuoso, un entroterra molto caratterizzato dai venti franosi, soprattutto a seguito di allerte meteorologiche, nuvologiche o anche allerte vento, quindi un percorso molto tortuoso, difficile da controllare. Il progetto che cosa si proponeva e che cosa poi ha fatto? Si proponeva di
avere una possibilità di monitorare in maniera più facile e più sicura questa linea, questi 24 chilometri, utilizzando un drone con intelligenza artificiale. Oggi cosa succede? Succede che ogni qualvolta che si verifica un problema lungo la ferrovia di Casella, che è appunto 24 chilometri, loro, come gestori della ferrovia, hanno una prima informazione. Cioè sanno se il problema si è verificato nei 12 km tra Genova e Vico Morasso o nei 12 km tra Vico Morasso e Casella. Questo perché c'è uno diciamo, un sezionamento proprio della linea a Vico Morasso, quindi ogni volta che loro hanno un problema sanno solo se sta di qua o di là di questi 12 km. E chiaramente 12 km non sono 100 metri, quindi non è neanche molto agevole andare poi a cercare il problema e soprattutto deve essere fatto con un treno speciale, quindi con un treno non passeggeri, un treno che viaggia a passo d'uomo con gli ispettori davanti che diciamo, camminano lungo la linea con il treno e verificano se ci sono dei problemi di che tipo, potrebbero essere frane, potrebbero essere alberi caduti, potrebbero essere la linea elettrica interrotta per qualche motivo. Quindi capite bene che è un disagio, nel senso che comunque impiegano un certo tempo per andare a ricercare il guasto. Un rischio perché comunque il treno deve viaggiare su una rotaia potenzialmente mancante, potenzialmente in frana e quindi non è assolutamente agevole. E inoltre questo servizio viene fatto il giorno dopo dell'allerta rossa, quindi viene fatto per poter riaprire il servizio dopo un'allerta rossa, per esempio, dopo un'allerta rossa sia neve che vento. E questo però è un limite perché solitamente, soprattutto nelle allerte rosse meteo, quindi di forti nubifragi, non succedono i problemi la mattina dopo, ma succedono magari 2 o 3 giorni dopo quando rispunta il sole, quando il terreno inizia a ritirarsi e va in frana. Se qualcuno di voi si occupa delle frane, lo sa che spesso non accadono nella diretta dell'evento meteo, ma magari passano 2 giorni. E questo è un problema perché loro il controllo lo fanno l'indomani mattina per essere compliant con la normativa e quindi fare la loro ispezione, ma magari il problema ce l'hanno 2 giorni dopo. Quindi l'ipotesi di avere un monitoraggio più continuo, più facilitato e che non mettesse a rischio i treni e gli operatori è la base su cui si fonda questo progetto Ferrovia Drone. Quindi l'idea è quella di dire prendiamo un drone, lo facciamo volare lungo la tratta e gli facciamo mandare in diretta dei dati, delle informazioni che ci possono dire se la linea ha dei problemi. E fin qua, diciamo, la parte di dire prendo un drone e lo faccio volare era la parte facile. Però noi che cosa abbiamo voluto fare? Abbiamo voluto non caratterizzare il drone rispetto alla linea. Cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo voluto creare un sistema che funzioni su qualunque linea, in qualunque parte del mondo, che non debba avere le informazioni geografiche precise della linea a monte, che non debba conoscere niente. Questo ci sembrava una cosa molto più aperta al concetto di emergenza, nel senso che quando tu sei in emergenza spesso non hai il tempo di costruire geograficamente un modello, di conoscere le altimetrie, di avere le informazioni del sito che devi ispezionare. Quindi più il drone è autonomo, più è versatile nella fase emergenziale. Quindi il progetto che cosa ha fatto? Abbiamo sostanzialmente, e ora ovviamente ve lo dettaglio, progettato questo drone con un'intelligenza artificiale che sapesse seguire i binari in maniera autonoma, che sapesse mantenersi a una quota costante dai binari in maniera autonoma e soprattutto che sapesse individuare eventuali criticità e segnalarle in tempo reale alla stazione, diciamo, di controllo. Vi faccio vedere cosa intendo per criticità. Queste sono foto storiche della ferrovia di Casella, magari qualcuno non se l'aspetterebbe così. Chiaramente non succede ogni volta che piove così, per fortuna, però se guardate la situazione vedete che cioè, non si scherza, nel senso che è inserita in un territorio veramente complesso. Quindi pensare di arrivare lì col treno per poi trovarsi in una foto di sinistra che manca mezzo supporto al binario oppure che è completamente interrotto da una frana non è esattamente agevole né per loro e neanche così tanto sicuro. Ecco, quindi il progetto proprio entra in questo contesto che non è tipico solamente della ferrovia di Casella, ma della maggior parte delle ferrovie non interconnesse, cioè quelle non connesse con la linea ferroviaria nazionale, che normalmente sono all'interno di appunto di situazioni ambientali simili a questa. Quindi questo è per inquadrare un po'. Allora, come siamo partiti? Siamo partiti con il concetto del pilota manuale, quindi abbiamo iniziato a vedere cosa si poteva vedere
utilizzando un drone pilotato manualmente. Abbiamo usato questo drone qua all'inizio, si chiama Matrice 210, che ha la doppia camera. Vedete che abbiamo usato sia camera tradizionale fotografica sia camera termica. Questo per farci un'idea di quali potevano essere i dati di nostro interesse, le informazioni che potevamo ricavare da questo volo. E quindi abbiamo acquisito una serie di dati, una serie di dataset video filmati, guidando manualmente il drone lungo la linea a un'altezza più o meno costante per acquisire informazioni da passare poi al nostro pilota automatico. Vedete che ci sono tre step, cioè la parte di pilota manuale, la parte di sviluppo, diciamo, in laboratorio, i test, perché abbiamo collegato un computer a bordo del drone che prendesse le immagini in tempo reale, le elaborasse e guidasse il drone lungo i binari, fino a poi arrivare alla versione definitiva, che è la prima che abbiamo testato, di pilota completamente automatico. Qui faccio un brevissimo accenno alla normativa, che peraltro non mi interessa neanche, nel senso che lo sviluppo tecnologico non può mai essere frenato dalla normativa, a mio parere, ovviamente, che è quella di far volare un drone in maniera autonoma senza averlo più a vista. Peraltro, una cosa intelligente da fare era partire col treno e lasciare che il drone andasse avanti, magari anche di 1 chilometro, però noi seguirlo. Questo nella nuova normativa non è manco più previsto, quindi che era una cosa che era molto intelligente di potersi spostare mentre il drone vola. Ora non è più previsto, ma comunque a parte la normativa, noi stiamo andando avanti con questo progetto come progetto sperimentale, quindi per il momento lo ignoriamo. Vedete che nella fase di laboratorio tutti quei cavi, tutti quei fili, perché abbiamo installato questo PC a bordo del drone, abbiamo dovuto insegnare al drone a parlare col PC e viceversa, a prenderne le immagini. Questo è stato possibile tramite l'SDK della DJI, chiaramente, quindi abbiamo sviluppato sostanzialmente una parte di programmi che fosse in grado di interconnettersi col drone, di prendere le informazioni dal sensore e di sostituirsi al telecomando del pilota. Cioè, in pratica, quel computer che è lì, che vedete nella foto di destra meglio, non è altro che la sostituzione di me più il telecomando. Quindi lui pensa per me e lui pilota il drone nel posto mio. Quindi questa era un po' l'idea. Io sono sempre a terra col mio telecomando e in qualunque momento chiaramente posso riprendere il controllo qualunque cosa non mi tornasse, non mi piacesse. Questa è la prima piattaforma che abbiamo utilizzato. E poi ci siamo spostati alla piattaforma definitiva che è fatta con un altro drone molto più performante che si chiama Matrice 300. Magari qualcuno di voi lo conosce, addirittura qualcuno di voi lo ha. Vedete che sopra questo Matrice 300 c'è montato questo computer che in questa foto vedete camuffata col mio biglietto da visita, ma non per segreti industriali, ma perché stava piovendo e sopra c'è la ventolina, e altrimenti sarebbe entrata l'acqua. La zona che abbiamo scelto per i test è un'area di 2 km lungo il tracciato ferroviario come test di base, perché è una zona abbastanza semplice, era una zona abbastanza semplice da cui partire e soprattutto era una zona dove si può arrivare a fianco alla ferrovia con la macchina e quindi ci è venuto molto comodo. Ci è venuto molto comodo e anche qualche piccolo aneddoto molto scomodo, nel senso che gli abitanti del Trotaro genovese tendono a non fidarsi moltissimo. E quindi praticamente ogni volta che siamo andati a fare un test, qualche anziano signore è venuto a chiederci se stavamo tra i più belli, sicuramente un signore che è venuto a chiederci se stavamo rubando nelle case, un signore che è venuto a dirci che la sua cavalla ha dovuto abortire ed era incinta e pensava che fosse stato perché ha visto il drone, e così tanti altri. Comunque, lo sviluppo è durato praticamente circa 6 mesi di test operativi in campo e circa 6 mesi di test, diciamo, di sviluppo preventivo in laboratorio, dove si è inserito il lavoro di ENR, si è inserito il lavoro del CNR, in particolare di Marco Biguli, che qua mi sembra ancora connesso, e così via. Che cosa è stato sviluppato? All'inizio abbiamo utilizzato quello che adesso io chiamo il primo algoritmo, che all'inizio era l'unico algoritmo che avevamo, di segmentazione per individuare in maniera autonoma i binari. Quindi prendevamo non il video completo, quindi non il flusso video completo dal drone, ma prendevamo un frame al secondo circa, invece che 25 frame al secondo come il flusso video arriva, un frame al secondo.
passava all'interno del computer, e il computer generava con un algoritmo che di cui qua vedete l'output, iniziava a segmentare l'immagine, cercava dei tratti, diciamo, le linee contigui con all'interno queste caratteristiche dei binari, quindi ad esempio le traverse, e tracciava una linea per ogni segmento, quindi per ogni frazione di questa immagine che vedete veniva tracciata una linea e poi alla fine veniva unita in un'unica traiettoria. Questa traiettoria, diciamo, suggerita veniva passata al modulo di guida autonoma, quindi al modulo che prende l'informazione di dove deve andare il drone e la traduce in un comando, quindi con tutto quello che ne consegue di guadagni, PID e quant'altro per governare il drone, fargli fare la curva e fargli seguire l'informazione ricevuta dal riconoscimento dell'immagine. Ovviamente questa cosa non è banalissima da fare perché si mischiano due cose, si mischia il fatto che l'algoritmo può sbagliare e quindi deve essere ben filtrata la parte di guida, perché se a un certo punto, non so se si vede la mia freccia, se si vede la mia freccia, se a un certo punto invece che leggere questo segmento di binario, uno magari poteva leggere questo segmento, che non è chiaramente un binario, ma un falso positivo, allora il drone avrebbe comunque voluto scappare di là. Quindi è stato anche una parte interessante cercare di filtrare la parte algoritmica con la parte di guida per evitare questi falsi positivi, da una parte per migliorare l'algoritmo in sé, dall'altra per evitare appunto che il drone partisse per la tangente, o che prendesse proprio un abbaglio. E quindi questa è stata la prima parte di sviluppo, la più lunga, la più volendo anche la più deprimente, come in ogni fase di sviluppo, quando le cose non funzionano bene come vorresti e devi cercare di modificare, devi cercare di modificare, può essere scoraggiante a volte, però in realtà poi abbiamo trovato, poi vedrete, veramente una soluzione eccezionale. Questo è di nuovo un altro esempio dove si vede però quanto l'algoritmo ha sbagliato, perché la linea gialla è la traiettoria, quindi lui qua continuava dalla precedente traiettoria, non aveva identificato abbastanza parte di binari per sentirsi sicuro e dire che il binario era quello, sbagliando, perché voi vedete benissimo che il binario era quello, e quindi lui la traiettoria la prosegue dalla precedente traiettoria fino a che non trova di nuovo il binario. Quindi questo algoritmo qua, diciamo, non era sufficiente per questa applicazione, anche perché considerate che la ferrovia è immersa con ballast bianco, con ballast scuro, quindi con quelle pietroline bianche, pietroline scure. Poi ci sono gli alberi vicino e va in ombreggiamento, poi c'è il sole diretto e diventa tutto bianco, caldo e così via. Quindi anche la questione di luminosità che viene continuamente cambiata, per quanto la camera cerchi di tenerla bilanciata, comunque influenza l'algoritmo, influenza la visione, quindi era difficile passare da un processo algoritmico per segmentare e trovare i binari. Ecco che poi infatti è stato completamente abbandonato e rivisitato da zero. Quali sono le anomalie che abbiamo identificato e che abbiamo deciso di identificare per questa prima fase di progetto, che è una fase iniziale e a cui sicuramente seguiranno ulteriori sviluppi? Abbiamo identificato, diciamo, sostanzialmente la continuità della linea. Quindi io dalla vista nadirale, come questa, come quella che il drone ha, sopra la linea, a un certo punto non trovo più la continuità del binario, come in questo caso. In questo caso io non ho più continuità visiva del binario perché la vegetazione la copre, ma la vegetazione non la tocca. Quindi cosa abbiamo dovuto fare? In quest'altro caso che vedete dopo, la vegetazione copre il binario e la tocca, perché questo è un albero, per quanto piccolo, caduto, che abbiamo trovato proprio durante i test. Come abbiamo fatto per capire questa cosa? Cioè per capire qual è la differenza fra questa foto e questa foto. Ora, da una foto sola non si riesce molto a capire neanche per l'uomo se ha contatto o non ha contatto, ma se voi vi immaginate, visto che sicuramente sarete tutti esperti fotogrammetrici, almeno uno tra di voi lo è e ha gli occhiali e sta sorridendo, sicuramente durante, diciamo, il flusso video, io a un certo punto mi trovo che questa zona qua, che io adesso vedo centrale nel mio frame, prima l'avrò vista in alto nel mio frame. Quindi posso costruire in diretta con delle equazioni di structure for motion una sorta basica di tridimensionalità degli oggetti che sto vedendo. Quindi facendo così sono in grado di capire se la vegetazione sostanzialmente si trova alla stessa quota della linea o si trova più alta della linea. In ogni caso l'anomalia viene segnalata perché comunque l'operatore deve avere la possibilità di valutarlo da sé,
però viene anche fatto un primo screening se questa anomalia ci aspettiamo che sia a contatto con la linea oppure non a contatto con la linea. Vedete, in questo caso appunto era a contatto con la linea. Quando ci siamo accorti che questo algoritmo non avrebbe funzionato mai come avremmo desiderato, abbiamo dovuto completamente cambiare approccio. E qui devo dire il merito è stato proprio di Oner, anzi specificatamente di un collaboratore di Oner, che si chiama Francesco, veramente molto in gamba, che ha ridisegnato completamente l'approccio e siamo passati da un algoritmo a una rete neurale, quindi a una rete neurale artificiale. Le reti neurali, non so se voi le conoscete, se le avete mai sentite, sinceramente io non le conoscevo nel dettaglio, così come poi nel dettaglio, così come poi ho imparato a conoscerle e mi hanno veramente stupito per la loro potenza. È una di quelle cose che spaventano un po' perché sono un po' più complicate, un po' meno note, un po' meno usuali, ma hanno una potenzialità devastante e mi hanno secondo me aperto un mondo perché abbiamo scoperto veramente quanto con un dataset ben costruito la rete possa essere allenata a riconoscere quello che ci interessa, in questo caso il binario, con una precisione veramente impressionante. Non so se questo è un video, ve lo faccio vedere. Questo è un video dove vedrete in rosso il binario, come si capisce, in verde la traiettoria che che la rete rilascia poi alla parte di guida autonoma, quindi quello che suggerisce al drone di seguire come traiettoria. Lo vedete in temporale, la vedrete leggermente a scatti perché proprio è il frame rate basso, non è il flusso video originale con cui lo acquisiamo perché non ci servono 25 informazioni al secondo per trovare un binario, ma vedrete che vi lascerà a bocca aperta. Vedete che come individua perfettamente il binario, traccia la traiettoria e subito appena trova una piccola anomalia, un non contatto, la evidenzia in blu. Nonostante i forti chiari scuri di luce che a volte misura in queste situazioni, che a sinistra è completamente bruciata l'immagine, ma abbiamo mantenuto l'esposizione centrale, che è quella che ci interessa come corretta. Guardate qua, di nuovo un'altra anomalia, un'altra anomalia. La curva, anche qua la curva, ora poi ve la farò vedere bene come viene seguita perfettamente. Adesso il binario si biforca, lui capisce che è una deviazione sostanzialmente e identifica la traiettoria corretta come quella centrale fra i due binari che ha trovato, in modo che il drone continui a seguire al centro fino a che poi uno dei due binari non si interrompe oppure i due binari si ricongiungano e lui continua a seguire poi l'unica tratta di binari esistente. Qua è probabilmente uno scambio o l'arrivo in una stazione. Vi faccio vedere nei dettagli alcune cose. Allora, questa è la situazione standard, no? Vedete che noi siamo questi qua sotto con la macchina, il furgone, eccetera. La rete neurale trova benissimo il binario e non si fa fregare neanche da queste situazioni che spesso in passato ci avevano fregato, tipo il guardrail, che comunque è molto simile come linearità, il tracciato ferroviario laterale, il tracciato stradale sostanzialmente. Non si fa fregare, rimane assolutamente adeso al binario. Qua lui vede che c'è una differenza nel binario e quindi è giusto che ce la segnali. Questo è un passaggio a livello, chiaramente, cioè, sì, è un passaggio a livello. È giusto che ce lo segnali perché lui dice: non trovo più le traverse nel binario, comunque il binario è diverso da come sono abituato a conoscerlo, quindi te lo segnalo. E nonostante questo, comunque segue perfettamente il tracciato del prima e del dopo, identificando dove secondo lui dovrebbe esserci il binario, ma non lo trova come è solito conoscerlo. Qui anomalie, quindi mi manca il contatto col binario. La cosa che vi voglio far notare è come se guardate il tratto centrale fra i due tratti blu, vedete come la rete comunque anche in pochissimo spazio, mal illuminato, eccetera, lui lo trova il binario, cioè veramente come farebbe una persona, dice lì quel pezzettino lì l'ho visto. È proprio in questi due tratti blu che non riesco a vederlo e te lo segnalo. Ma poco prima, poco dopo, subito lui l'aggancia immediatamente. Non è che ha bisogno di un lungo tratto per capire: ah, questo è il binario, ah, allora lo cerco, ah, allora l'ho trovato. Proprio gli basta vedere veramente due traverse e un pezzo di binario che lui lo identifica. E questo, secondo me, è un risultato veramente eccezionale che deriva appunto dall'utilizzo della rete neurale. Questo
avere una sicurezza tale sul riconoscimento del binario, quindi essere ragionevolmente sicuri con una percentuale elevatissima che quando lui mi dà un input che ha trovato un binario e quindi mi dà una freccia verde che mi dice dove devo andare e quindi la guida autonoma prende quella freccia verde e dice al drone come seguirla, io sono ragionevolmente sicuro con una percentuale molto elevata che quella freccia verde sia un'informazione giusta. E guardate che questo è tutt'altro che banale, perché se io non sono sicuro o sono sicuro al 70% che quell'informazione verde sia giusta, capite che anche il mio modo di guidare il drone, il mio modo di filtrare i suoi movimenti per impedirgli di fare movimenti sbagliati, di andare da un'altra parte, cambia molto. Perché se io fossi sicuro al 100% che ogni freccia, cosa che è impossibile, però ci avviciniamo, che ogni freccia verde che mi arriva è giusta, io sono sicuro che devo guidare il drone esattamente su quella freccia verde, qualunque informazione mi stia arrivando. Se invece io sono sicuro al 70%, beh, io devo anche iniziare a pensare come filtrare l'informazione da movimenti sbagliati e così via. Quindi avere un dato solido in entrata è veramente il cuore di questo progetto, cioè è veramente il cuore della sicurezza per la guida autonoma, sapere esattamente che il drone ha cercato e ha trovato quello che mi interessa e quindi che non sta andando per strada, che non sta andando da un'altra parte. Questo ci dà anche sicurezza perché un domani che noi riuscissimo ad ottenere i permessi e una stabilità tale per far volare il drone veramente in maniera autonoma in condizioni differenti di luce, in condizioni differenti di clima, di vento e quant'altro, a sapere che siamo sufficientemente bravi da essere sicuri che il drone è al centro della linea, questo è veramente importante. È importante anche perché l'ambiente circostante dalla Ferrovia di Casella in alcuni tratti è veramente immerso nelle montagne, è veramente immerso in dei punti che se ti sposti un po' più di qua, un po' più di là, vai a sbattere. Quindi, da una parte, sapere con certezza che stiamo vedendo il binario, quello giusto, e lo stiamo facendo bene. Dall'altra, che stiamo dicendo al drone in maniera corretta come guidarsi lungo questa freccia verde, perché chiaramente chi fa controllo di voi o chi, insomma, chi ha delle piccole basi sa benissimo che per seguire una freccia, ad esempio, è necessario, come dire, dare dei parametri, dei guadagni, no? Quindi cercare di azzerare l'errore fra la traiettoria desiderata e la nostra, traiettoria reale. Quindi sapete che cambiando i guadagni si possono anche ottenere, come dire, delle divergenze, quindi il drone potrebbe oscillare troppo da una parte, oscillare troppo dall'altra. E lì viene in campo il mio amico Marco che si occupa appunto di questa situazione, di gestire questa situazione, quindi dare alla guida il giusto compromesso fra le performance del drone, come il drone reagisce e le informazioni che riceve in input. Qui un altro esempio dove lui identifica il binario, identifica la curva e non viene disturbato dai cavi dell'alta tensione che passano sopra. E guardate che anche questo non è banale, comunque, perché vuol dire che lui veramente è concentrato sul binario e non è, diciamo, distratto da tutti quelli che sono i parametri dell'ambiente circostante che può trovarsi davanti. Questo è un altro punto. Questo è un altro punto, nel senso che abbiamo spesso avuto problemi con i veicoli durante la prima fase con l'algoritmo di guida invece che la rete neurale, perché a volte creare questo movimento, queste segmentazioni, veniva identificato per qualche secondo il veicolo come binario e poi doveva essere filtrato. Qui di nuovo un altro esempio di come viene, diciamo, inserita bene. Sono tutti esempi presi da vari dataset, che poi sono stati ricostruiti con la rete neurale e di cui adesso vi propongo qualche esempio. Qui di nuovo, come abbiamo poi deciso di trattare la questione di separazione dei binari, quindi abbiamo deciso poi di identificare quello che è il binario primario e di mettere in blu il binario secondario, perché voi non lo vedete, ma questo binario qua poi è tronco, sostanzialmente. Quindi gli abbiamo anche poi migliorato questa cosa nel fargli seguire direttamente il binario principale. E anche qualora non arrivasse a vedere bene il binario principale, per la quota di volo che abbiamo scelto, che è circa 40 metri rispetto al binario, comunque poi lui sarebbe in grado di trovare di nuovo il binario principale perché come altezza lo vede comunque e di riportarsi poi correttamente su quel binario lì. Questo deve essere un video. Questo è il video risultato.
cioè con il drone che vola completamente in maniera autonoma, in tempo reale la rete neurale gli dà le informazioni, le passa al computer, il computer le elabora, trova il binario, dà una traiettoria, le passa alla guida autonoma, la guida autonoma prende quella traiettoria, ne costruisce un input di comando per la guida, la restituisce al drone e il drone in tempo reale guida seguendo il binario. E guardate con che risultato finale, diciamo, riusciamo a guidare. Ora forse voi lo vedete scattoso magari per il webinar, non lo so, ma questo invece è un video liscio, diciamo, che io sul mio computer vedo perfettamente. Questo è il risultato. Vedete che lui si mantiene al centro del binario, può avere qualche piccola oscillazione, chiaramente. Viaggia a una velocità, mi sembra, di 4 metri al secondo e circa 40 metri di altezza. Guardate che inizia la curva e lui piano piano a segmenti inizia a ruotare seguendola, mantenendosi sempre il binario al centro. E questo se pensate che lo sta facendo una macchina completamente da sola, senza nessun ausilio, comunque lo ritengo un risultato veramente interessante, che lascia spazio a tantissime applicazioni future. Tra l'altro, tutta questa arriva anche al treno. Tutto questo progetto, tutto questo sistema è stato poi brevettato. Il modo in cui viene costruito, diciamo, il sistema, l'algoritmo in tempo reale crea informazioni su questo genere di infrastrutture che noi chiamiamo infrastrutture lineari, nel senso infrastrutture che hanno diciamo, una lunghezza caratteristica prevalente. E qui guardate, sta facendo tutto da solo, completamente in maniera autonoma. E qualora trovasse delle anomalie, lui le avrebbe segnalate in tempo reale. Noi chiaramente da qualche parte lì vicino siamo, non so dire dove di preciso, tipo qua sicuramente viene segnalata un'anomalia, perché manca contatto visivo. Vedete che qua, ecco, la parete è parecchio vicina, quindi bisogna usare anche poi i sensori per stare in sicurezza sostanzialmente. Bene, non volevo fare vedere tutto che è lungo, ma volevo soltanto farvi vedere poi com'è il risultato finale. E volevo farvi vedere anche questo parte di video che è tratta da un'ispezione manuale, ma che sostanzialmente è il focus di questo progetto, cioè avere un operatore che supervisiona il drone che vola in maniera autonoma sul binario, identifica e preallerta eventuali problemi. E dopo, vedete che qua sta piovendo, vedete che diciamo l'immagine è anche sporca. Quel drone è pilotato a mano, ma sta seguendo i binari come seguirebbe da solo. Però vorrei farvi vedere la potenzialità che abbiamo una volta che in tempo reale possiamo, ricevendo un alert, fermare il drone e l'operatore da distante, quindi senza arrivare direttamente lì col treno, può avere dei dettagli che vedrete tra un secondo. Ve lo lascio vedere tutto in modo che si capisca. Adesso stiamo volando a 60 metri sopra questo ponte, sostanzialmente siamo a Ponte Briscata, uno dei ponti che spesso monitoriamo lungo la linea. E per esempio, qui non abbiamo nessuna anomalia specifica, quindi è solo un test. E vediamo a 60 metri che dettaglio riusciamo a avere, per esempio, sul binario. Se fosse il binario qua, è veramente un'ispezione post allerta rossa, l'ultima che c'è stata, dove ci sono state delle piccole frammentazioni che abbiamo subito rilevato andando in anticipo con il drone. Quindi il progetto è assolutamente centrato e non è una di quelle cose che non capiteranno mai, ma anzi purtroppo capitano spesso. State a vedere il livello di dettaglio a cui arriviamo da 60 metri. Non so quanto bene lo vediate, ma quando si vedono le teste dei bulloni che tengono le traverse e le singole pietroline, e le spaccature nel legno, guardate quanto siamo distanti. Adesso che lo zoom torna indietro per rendervi, diciamo, per rendervi partecipe di quanto può essere dettagliata un'ispezione del genere. Ecco, lo trovo sempre abbastanza interessante, no? La possibilità di volare alto, vedere in prima battuta, avere un riconoscimento automatico dei difetti e avere anche la possibilità di
fare questi zoom super importanti per appunto per identificare eventuali problematiche. Bene, questo è il progetto Ferrovia Drone, perciò diciamo, se avete domande ben venga, se avete poi voglia di scrivermi la mia mail, la trovate qua sulla destra, jacob.calla@gpdroni. Spero che vi sia, diciamo, che vi abbia stuzzicato un po' di interesse questo progetto, un po' di curiosità per chi di voi non conoscesse la guida autonoma e la parte di intelligenza artificiale. Il progetto sicuramente è ancora in fase di sviluppo, nel senso che nonostante sia ultimato la parte, diciamo, di 12 mesi che era prevista all'interno del bando finanziato, stiamo comunque continuando a lavorarci e speriamo che escano dei nuovi finanziamenti per continuare a sviluppare. Questo anche insieme ad MT, che sicuramente è molto interessata nel vedere poi quando riusciremo ad andare veramente in campo in maniera automatica. Perciò vi ringrazio per l'attenzione che mi avete dedicato. Sono disponibile alle vostre domande e Tiziano mi ha chiesto di far vedere qual è il prossimo appuntamento del Geo Break, che sarà il 3 novembre, il prossimo 3 novembre. Vi ringrazio, se avete domande sono qua per voi. Vedo due o tre che hanno acceso il microfono, ma non sento niente. Io, buongiorno, sono Gabriele di ETS Buongiorno. Ingegneria. E, buongiorno, avevo una domanda per quanto riguarda le possibili applicazioni future di cui hai solamente accennato. Io chiaramente mi immagino che, visto un dettaglio del genere, il fare le ispezioni sia una chiaramente delle prime applicazioni, ma se entriamo direttamente poi sullo studio del binario, visto che già lo rileviamo in maniera autonoma, secondo lei quali possono essere? Cosa intende per lo studio del binario? Visto che già voi rilevate già in automatico il binario in maniera autonoma, quindi il drone segue in automatico il binario, Sì. quali potrebbero essere le applicazioni del rilievo del binario? Quindi se lei intende tipo rilievo metrico di controllo in questo Sì, senso? sì, sì. Ma allora, innanzitutto noi non lo rileviamo in maniera tale da misurarlo, non so come dire, lo rileviamo perché sappiamo dov'è, ma non è che lo rileviamo con una precisione tale da poter identificare scostamenti metrici, anche perché per quanto riguarda proprio l'ispezione del binario, lì parliamo per avere un monitoraggio di quel tipo, quindi se il binario è sempre a scartamento metrico in questo caso, eccetera, le tolleranze sono talmente spinte che gli strumenti di misura devono essere o a contatto o comunque simil contatto, nel senso per misurarne l'interasse sostanzialmente, quindi questa tecnica qua non è adatta a fare quel tipo di ispezione. Questa nasce per due motivi, cioè avere la possibilità di avere un drone che è in emergenza oppure no, segue automaticamente la linea e identifichi se ci sono eventuali macro problemi, gli stessi che potrebbe vedere una persona ad occhio nudo sostanzialmente, e segnalarli, e tra l'altro poter fare questo anche in maniera diciamo ripetitiva, quotidiana sostanzialmente, invece che solo dopo le allerte. Ma non è adatto a misurare nulla sostanzialmente, non siamo in grado di calcolare l'interasse o cose, siamo solo in grado di vederne difetti che potrebbero essere anche difetti piccoli, però la parte, diciamo, metrica proprio del binario segue un'altra strada. Bene, qualcun altro ha qualche curiosità? Paolo, vedo che ti hai una curiosità. Ti Senti, sento. hai fatto vedere prima che a un certo punto tu passavi, il drone passava abbastanza vicino a una roccia, e hai citato, l'utilizzo dei sistemi anticollisione o comunque di obstacle avoidance che sono a bordo dei droni. Pensi Assolutamente. che si possa entrare ancora di più, diciamo, nello stretto, cioè lavorando con i sistemi anticollisione, quindi andando in spazi un po' più confinati, quindi spingendo un po' di più,
questo tipo di attività, magari con droni più piccoli, visto che comunque tu ne maneggi tanti, conosci vari tipi di droni, secondo te si può andare un po' oltre? Posto che questo che avete fatto, secondo me, è veramente molto interessante, perché i ritardi sono sbalorditivi. Però mi vengono in mente che a volte i sistemi anticollisione sono un pro, sono interessanti, altre volte mi è capitato per altri scopi che, per esempio, la luce solare che incide su con un certo angolo mandava un po' in crisi quei sistemi di anticollisione. Cosa ne pensi di questo? Allora, la tua domanda è fantastica. Allora, penso questo, che lo stato attuale dei sensori di anticollisione visivi, che quelli che vengono montati sulla maggior parte dei droni, in effetti funzionano molto bene in condizioni A, di luminosità, diciamo, costante, B, di non abbagliamento, perché a volte appunto se hai un abbagliamento chiaramente non funzionano, e C, spesso non rilevano oggetti sottili, come potrebbero essere rami di alberi e cose del genere. Quindi sono in effetti abbastanza limitati, cioè sono un mix fra il non far schiantare i felici possessori di Phantom 4 e non, diciamo, quindi darti un minimo di sicurezza, però non farti neanche andare nello stretto eccessivo. E sicuramente ci sono aziende, noi no, ho visto università, enti di ricerca, eccetera, magari Marco, se ci sente, può dire meglio di me, che hanno sviluppato sistemi principalmente basati anche su LIDAR per il movimento, quindi per il riconoscimento degli ostacoli intorno al drone, che probabilmente hanno più successo in molti casi, nel senso che sono in grado di rilevare anche dettagli più piccoli e comunque di mantenersi a 360 gradi coperti. Ora, nello specifico, per quanto riguarda i droni che usiamo noi, che l'avete visto, sono DJI, l'SDK non è che ti permetta di prendere le informazioni native dal sensore, ma ti permette di prendere quello che già loro ti danno come output da quel sensore. C'è una differenza, te la spiego. Noi, per esempio, il Matrice 300 ha il sensore sotto la pancia che misura la distanza sostanzialmente dal terreno, cioè da quello che lui vede sotto, e dà un range di 30 metri, quindi lui fino a 30 metri legge. Nell'SDK però loro ti aprono fino a 10 metri la lettura, perché hanno paura che te fai dei casini se provi a fare stare il drone a 20 metri, perché potresti avere delle letture sbagliate, quindi se non lo filtri adeguatamente potresti avere dei problemi. Quindi loro a monte ti filtrano il dato in uscita, dicendoti che più di 10 metri, dove sono confidenti che ti legge bene, non ti danno. Quindi, innanzitutto, il primo modo di rispondere a questa domanda sarebbe utilizzare droni custom, dove veramente puoi avere le informazioni dei sensori, quelle reali, non quelle che ti filtra la DJI. Di contro, come sai bene, ogni volta che vai contro DJI succedono cose strane, nel senso che comunque hai problemi di altra natura, ecco, sostanzialmente. Ma a fini sperimentali ci sono droni che si muovono in ambienti molto stretti, anche droni più piccoli, utilizzando i sensori. Il Matrice 300 nello specifico ha praticamente una bolla intorno a sé con sensori ottici, è una bolla che ha dei piccoli coni bucati, nel senso che ha degli incroci dove lui ha degli angoli bui sostanzialmente, però sono molto invasivi, nel senso che la bolla la tengono molto larga e quindi non ti permette di viaggiare in ambienti stretti, perché si blocca proprio completamente il drone. E anzi, tu prima hai parlato di abbagliamento, che in effetti è un fenomeno di disturbo per i sensori ottici, per le telecamere. In realtà il Matrice 300, ma anche altri, hanno anche sensori a infrarossi. E su questo l'abbaglio dove nasce? Nasce quando tu hai, per esempio, una emissione abbastanza consistente in infrarosso, che chiaramente disturba il sensore. Quando è che capita? Tu dici, quando è che hai un'emissione in infrarosso? Ti faccio un esempio. Ci è successo su un impianto fotovoltaico, dove tu sai che diciamo, hai della radiazione infrarossa riflessa sostanzialmente, non assorbita dai moduli, quindi hai un impatto molto caldo sulla parte frontale dei pannelli, che può disturbare. E cosa è successo? È successo che il drone ha rilevato un ostacolo a destra, dove gli arrivava questo disturbo all'infrarosso che non esisteva, cioè non esisteva l'ostacolo, era diversi metri più in là, e non ha rilevato, perché era completamente in ombra, un ostacolo a sinistra, dove lui ha iniziato a spostarsi verso questo ostacolo a sinistra,
e non c'era verso di intervenire nel giro di un secondo di quanto è successo, perché nonostante tu dessi comando verso destra, lui continuava a voler andare a sinistra perché continuava a vedere una specie di muro che, come se un muro lo stesse investendo. E quindi a volte vanno in tilt anche i sensori piuttosto sofisticati come quelli della matrice 300, e lì l'unico modo che hai è sganciare, mettere ad esempio in modalità sport, sganciare i sensori e come dire, riprendere il controllo manuale senza sensori. Questo è un po' la cosa. Comunque interessante sarebbe guidare, sicuramente si può fare in fase sperimentale. C'è un drone, mi sembra, dell'Autel che è americana, che te lo danno, come dire, che se tocca qualcosa te lo ripagano, se non mi ricordo male, nel senso che lo considerano talmente sicuro e protetto verso ogni tipo di ostacolo che se scontra un ostacolo te lo ripagano. Non lo conosco, non l'ho provato, solo visto dei video, e quindi poi io sono vecchio a scuola, mi piace pilotare anche nello stretto, quindi non sono abituato a questi sensori. Grazie Paolo. Bene. Io vi ringrazio. Se non avete altre domande, se avete altre domande, ben venga. Se non avete altre domande, interrompo la registrazione e dopo potete rivederla sicuramente. Si è acceso il microfono.